Ciao a tutti, siamo qui di nuovo al Città Fiera nella nuova sede del Gospel Center. Siamo qui con il nostro pastore. Pastore, come va oggi? Ciao Francesca, molto bene, grazie a Dio splendidamente. Come sempre, insomma, le attività non ci fermiamo mai. Oggi vogliamo un attimino parlare delle varie attività che noi svolgiamo al Gospel Center. Quindi, pastore, partiamo con la prima, la Gospel Live, quello che facciamo il mercoledì e la domenica. Wow, bellissimo, perché questo mercoledì lo Spirito Santo ci ha parlato di una cosa molto importante: l'uso della nostra bocca, di fare buon uso delle nostre parole, stare attenti a quello che esce dalla nostra bocca, perché abbiamo una grande responsabilità e quindi ci stiamo educando tutti quanti noi ad avere un parlare sano e un parlare corretto, un parlare che edifica. Ok. Tutte le altre attività che sono tipo il Gospel Giovani, quanto è importante avere, diciamo, un momento sviluppato solo a noi giovani? Sì, è molto importante avere uno spazio, un momento dedicato solo ed esclusivamente ai giovani, che è ben differente dal Gospel Live che svolgiamo la domenica e svolgiamo il mercoledì. Il Gospel Giovani è un momento dedicato solo per giovani, gestito solo da giovani. Quindi coloro che predicano sono giovani, coloro che usano il mixer sono giovani, coloro che cantano sono giovani, coloro che accordano sono giovani, coloro che alla fine fanno anche le pulizie sono giovani, non sono le persone adulte, ma sono i giovani. Un momento dedicato solo ai giovani, perché si parla di tematiche di giovani, e questo è il bello della vita. Siamo qua a Città Fiera, quindi aspettatevi di tutto, perché non stiamo montando niente, siamo molto naturali. Pastore, invece parliamo della scuola domenicale, quindi il Gospel Kids, che intanto non lo conosco, ma è giusto parlarne. È un bel momento dedicato ai bambini, dove in parallelo, mentre si svolge il Gospel Live per gli adulti, i bambini hanno un loro momento, quindi hanno le loro stanze, vengono separati a fasce d'età, 0-2 anni, poi dai 3 anni ai 6 anni, 7-11 anni, dove per fasce d'età hanno il loro momento. Ci sono delle monitrici che ovviamente lavorano sempre in coppia con i bambini, non lasciamo mai una sola persona, ma sempre in coppia, dove trattiamo tematiche adeguati per bambini, per incoraggiare, per edificare, per socializzare con i bambini, ma soprattutto per insegnare ai bambini l'amore di Dio, a insegnare la legalità, a insegnare la giustizia, a insegnare anche sviluppare rapporti di amicizia, piuttosto che comunque iniziare a dipendere dai social e dagli smartphone. Sì. Di servizi ne abbiamo veramente tanti nella Chiesa, ma parliamo della novità. Perché siamo venuti a Città Fiera? Perché vuoi saperlo? Sì. Perché mi piace fare delle cose pazze, mi piace fare delle cose nuove. D'altronde mi appassiona, quando leggo i Vangeli, quello che faceva Gesù. Gesù faceva sempre delle cose un po' strane. Per esempio, quando lui guariva, c'è un episodio nella Bibbia che dice che quando doveva guarire un cieco, sputò a terra, impastò del fango e glielo mise negli occhi. Faceva un po' delle cose strane, lui insomma andava in giro. Così io credo che Dio ci vuole portare i credenti, i discepoli, in una nuova dimensione, in una nuova realtà, e non predicare la parola di Dio solo ed esclusivamente all'interno dei nostri locali, quelle che tante volte chiamiamo la chiesa, che è una parola sbagliata, chiamare i locali chiesa. I locali sono il luogo dove la chiesa si riunisce, ma noi continuiamo ad essere chiesa perché la parola chiesa significa assemblea dei santi, e quindi un insieme di persone che credono in Cristo Gesù si riuniscono insieme, fanno la chiesa e vanno in un luogo. Perché siamo a Città Fiera? Perché Gesù, quando scelse i 12, li ammaestrò e poi li mandò, gli diede, dice, andate e predicate l'Evangelo in ogni città. E quando Gesù mandò i 70, gli ha dato autorità di predicare l'Evangelo ovunque loro arrivassero. E quando Gesù è risuscitato, prima si apparve a Maria Maddalena e poi si presentò ai discepoli, e rimproverò i discepoli perché loro non credevano che lui era apparso a Maria Maddalena, intanto li rimproverò per la loro incredulità, e poi diede mandato. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 16, dal versetto 15,
La Bibbia parla che diede il mandato ai discepoli, gli ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo. Ecco, una delle cose sbagliate, Francesca, che abbiamo nel mondo religioso è proprio questo, che noi abbiamo l'abitudine di predicare la parola di Dio solo all'interno dei nostri locali. Ma il mandato che diede Gesù non è di predicare la parola di Dio solo nei nostri locali dove ci riuniamo, ma di andare per tutto il mondo, e tutto il mondo significa le piazze, significa le scuole, significa il posto di lavoro, la fabbrica, significa il centro commerciale, dove c'è qua noi al Città Fiera siamo voluti venire, intanto per una visione che lo Spirito Santo mi aveva dato nel 2016, mi faceva vedere una chiesa totalmente diversa, un'impostazione, un'organizzazione di chiesa totalmente diversa rispetto a quella che noi crediamo la chiesa, e quindi predicare il Vangelo, arrivare a raggiungere le persone con l'amore, con la predicazione del Vangelo in modo diverso. Siamo qua perché credo che Gesù sarebbe venuto qua al Città Fiera, nei centri commerciali, per approcciare le persone, e noi siamo qua al Città Fiera per approcciare le persone, per parlare dell'amore di Dio e per dare speranza a chi ha perso la speranza, per dare nuovamente direzione a chi ha perso, a chi si è smarrito in qualche modo, e per dare anche l'importanza della parola di Dio, della predicazione della parola di Dio a tutte quelle persone che ancora non lo conoscono e per vari motivi sono confusi da filosofia, religione, di esiste o non esiste, la chiesa, non chiesa, e varie tipologie di chiesa. Noi vogliamo dare con la parola di Dio e con la nostra anche testimonianza, vogliamo dare una direzione alle persone. Siamo venuti qua a Città Fiera perché vogliamo, proprio in questo centro commerciale dove fluiscono migliaia e migliaia di persone durante il giorno, vogliamo, ecco, dire alle persone noi ci siamo, come il nostro slogan qua nella Città Fiera, noi ci siamo. E noi perché abbiamo questo slogan, noi ci siamo, in cuore, proprio praticamente noi ci siamo. Dobbiamo dirle tutta questa sera. Noi ci siamo perché io intanto voglio ringraziare Dio per tutti i collaboratori, tutti coloro che attivamente lavorano nel Gospel Center per portare avanti tutte le attività del Gospel Center. Non facciamo soltanto predicazione della parola di Dio, insegnamento, il Gospel Live, il Gospel Giovani, il Gospel Kids, ma facciamo tante, veramente tante attività, quali organizzazione di social, pubblicazione di video, pubblicazione di post, slide, facciamo distribuzione di banco alimentare, quindi diamo attivamente degli alimenti alle persone che si trovano in difficoltà, facciamo distribuzione anche di farmaci, facciamo consulenze, sostegno, facciamo corsi per matrimonio, corsi prematrimoniali, facciamo di tutto, perché qualunque sia il bisogno delle persone, noi vogliamo esserci, noi vogliamo essere presenti nella società. D'altronde la parola di Dio insegna, noi prendiamo la testimonianza di Gesù, Gesù era presente al bisogno delle persone, non soltanto nel modo spirituale ma anche nel modo pratico, anche nel modo emotivo, affettivo. C'è un episodio nella Bibbia che Gesù assistette ad un funerale dove stavano portando via un giovane che era morto, e questo giovane era figlio di una donna che tra l'altro era pure vedova, insomma gli capitarono tutte queste donne, a questa donna. Gesù, la Bibbia dice che fermò la bara e disse ai portatori della bara: fermatevi. Gesù chiamò il ragazzo, lo risuscitò e lo riconsegnò a sua mamma, perché voleva guarire il cuore di questa mamma. Io credo che ci sono tante ferite nel cuore dell'uomo, tante delusioni. Noi vogliamo, oltre alla vita spirituale, vogliamo anche dare un aiuto morale, un sostegno morale alle persone, un sostegno psicologico, vogliamo dare un sostegno pratico per tutto quello che c'è nelle nostre possibilità e che Dio ci dà possibilità. Noi vogliamo aiutare le persone, vogliamo dare valore alle persone. Questo è un buon motivo per tutte quelle persone che ci stanno seguendo nuove per poterci venire a trovare qui al Gospel Center, al Fiera. Beh, intanto per entrare non si paga niente. Esatto. È tutto gratuito, noi abbiamo aperto questo centro, stiamo incrementando sempre di più i servizi,
abbiamo a disposizione dei libri, abbiamo degli opuscoli, dei volantini, qualche gadget, abbiamo dei calendari a foglietto, per ogni, in questi calendari ci sono dei foglietti giornalieri con una piccola frase biblica, anche una bellissima meditazione che serve per incoraggiare. Poi vogliamo essere qua, ci sono dei canti, abbiamo messo due monitor dove ci sono, puoi ascoltare degli insegnamenti, puoi ascoltare musica, se hai bisogno di sostegno, di una parola di incoraggiamento, di sederti, con, rispettando le giuste limitazioni, le giuste distanze, noi vogliamo comunque stare vicini alle persone pur mantenendo le distanze. E quindi se ci vuoi venire a trovare sei benvenuto. Sei benvenuto tra di noi e sappi che comunque ci farai grande piacere. Non guardiamo il ciclo sociale delle persone, noi amiamo le persone, non guardiamo né profilo spirituale, né profilo religioso, né profilo sociale, né profilo politico. Noi guardiamo una cosa, che Gesù è sceso dal cielo qua sulla terra per amare le persone, e anche noi vogliamo fare come Gesù, vogliamo amare le persone. E quando ci sarà la possibilità che le persone vogliono ascoltare, noi predichiamo la parola di Dio, vogliamo leggere insieme a voi qualche passaggio della scrittura, qualche episodio di quello che Gesù dice nella sua parola proprio per te che stai ascoltando. Pastore, le cose da dire sono veramente tante, però diciamo che ci vediamo al prossimo spazio in famiglia, quindi vogliamo salutare tutti quanti e ricordarvi, se abbiamo parlato di attività, che domani c'è la riunione dei giovani. Dimmi un attimo. Dimmi tutto. Sai che ci sono sempre novità. Vai. Perché il prossimo corso matrimoniale che noi facciamo, il corso okay. Barà, noi lo faremo proprio qua al Città wow. Fiera. Quindi non lo faremo nella nostra sala, nei nostri locali a Campoforbido, ma lo faremo qua al Città Fiera, perché vogliamo approcciare, non vogliamo soltanto far conoscere l'insegnamento sulla famiglia ristretto a quelle persone che già conoscono il Gospel Center, ma lo vogliamo aprire a tutti, perché oggi nella famiglia c'è un grande bisogno. E questa mattina, mentre stavo parlando con un responsabile, stavamo parlando di questo progetto di fare l'insegnamento sulla famiglia, questo corso sulla famiglia, sulla coppia, c'era una signora che ascoltava, appena sentito l'insegnamento sulla famiglia, ha detto ok, io vado via, ho già finito il mio compito, si alza e va via, che mi sono girato e ho detto scusi, perché va via? E dice perché già ho dato tanto, si vedeva, traspariva dagli occhi, dal viso di questa, era una bellissima donna, traspariva una sofferenza, e in pochissimi attimi è venuta fuori una grande sofferenza di questa donna sul matrimonio, perché dice aveva già dato tanto ed era stanca, poi mi sono informato, viene fuori da un divorzio. Ho visto delle lacerazioni che ci sono nell'anima di questa donna. Così io credo che noi vogliamo edificare le famiglie, Francesca, noi dobbiamo parlare alle persone dell'importanza del matrimonio e delle famiglie. E abbiamo smesso di stare dentro, abbiamo finito di stare dentro le quattro mura del Gospel Center, ma abbiamo aperto le porte e abbiamo abbattuto le mura, quindi abbiamo fatto crollare le mura, perché vogliamo uscire fuori, perché credo che questo è quello che Gesù vuole, predicare la parola di Dio, l'insegnamento, l'amore di Dio. La Bibbia dice che quando Gesù diede mandato ai discepoli ha detto portate il regno di Dio per tutto il mondo, e noi qua a Città Fiera abbiamo portato, vogliamo portare e vogliamo che possa regnare il regno di Dio, quindi l'ordine divino in ogni persona e in ogni famiglia. Wow, pastore, bellissima notizia questa, veramente è stata molto bella. Ce ne saranno tante altre, ma quindi, vi diremo una alla volta. Quindi rimanete sintonizzati. Okay. Allora ci vediamo la prossima volta. Ok, ciao a tutti, alla prossima.